È così rilevante la figura di Salvatore d'Albergo da avermi indotto, proprio ripensandoci, pensando alla mia esperienza con lui, a dimensionarla come un prodotto di una fase storica che a volte sottovalutiamo nella sua complessità. Cioè, io credo che la tragedia europea che comincia nel 14, quasi imprevista, si parlava ancora sul Titanic, insomma, non si interrompe fino alla lotta di liberazione e dopo il 45 alla formalizzazione di un profondo ripensamento dell'esperienza non solo della guerra ma delle dittature che coinvolge tutta la cultura. Non so se si pensa all'arte, ad esempio, come le avanguardie prima del 14 che avevano rapporti con le lotte e poi si interrompono e poi riprendono invece nella fase immediatamente successiva alla liberazione. Ecco, io credo che Salvatore, che ha attraversato anche proprio come periodo di vita, nacque negli anni immediatamente dopo la prima guerra mondiale e trascorre poi tutto il periodo della guerra, abbia sentito come già questo rapporto tra le masse e i detentori, anche a volte occulti, di un potere oppressivo dovesse essere liberato. Cioè, perfino pensate, Bocca racconta dopo la guerra di liberazione che la novità è che quelli che andavano sempre con il cappello basso e che tutto sommato mantenevano un rapporto distante rispetto al protagonismo nella società diventano invece studenti, possono non essere più solo contadini. Salvatore codifica questo aspetto, partecipando prima alla Costituente, ma poi, e questa mi sembra la cosa importante, giocando nella fase successiva un ostinato rapporto tra crescita della coscienza delle masse e istituzioni e loro trasformazione. Ad esempio è uno dei giuristi che sente il 68 come in continuità. Se ci pensate, non so, pensate a Napolitano. Napolitano è un nemico giurato del 68. È sostanzialmente un negatore di quello che è stato. Salvatore invece intravede negli anni 70, quelli che seguono il 68, lo spazio perché la continuità della lotta di liberazione si traduca e si inveri in una modifica, anche in un'applicazione, diciamo, della Costituzione. Ecco, io devo dire che seguo questo percorso, allora si sarebbe detto da garzone, da ragazzo, insomma, anche con Angelo. Facevo ricercatore, faccio le lotte del 68, vengo da una famiglia di origini contadine che poi invece si è evoluta con gli ultimi figli mandati a studiare. Entro nel PC e passo al sindacato lasciando il lavoro di ricercatore e incontro con Ruggeri e Salvatore una parte che non faceva premio nella mia cultura, cioè Salvatore, se si può dire così, comprende nell'azione sociale e nella democrazia sociale della Costituzione tutti gli episodi che io tenevo separati, che so, la salute, il lavoro separato rispetto. E da questo punto di vista insegna che la questione sociale è
il fulcro di una lotta ancora in corso e che può essere ripagata solo a condizioni che anche le istituzioni ne vengano influenzate. Da questo punto di vista, per me che vengo dai movimenti, la cosa sembra un pochino, come dire, esagerata. E invece devo dire che la tenuta, e devo dire che non era solo Salvatore, in quel momento credo che lo stesso Garavini, ad esempio, avesse una visione di questo tipo. Credo che Sabatini seguisse questo percorso, insomma. Anche se Salvatore, più di altri, capiva che il passaggio si collocava all'interno di un raggiunto avanzamento istituzionale. Ecco, questo lo sento anch'io, lo capisco, e questa cosa ad esempio si esplicita sulla grande vicenda del nucleare. Guardate che tutti noi sottovalutiamo come il popolo italiano sia l'unico al mondo, credo perché aveva anche la Costituzione, che per ben due volte, adesso non ce la farebbe più probabilmente con le modifiche che fanno, rifiuta una tecnologia ritenuta assolutamente straordinaria e irrinunciabile, se non per ragioni sociali. Questo è un fatto straordinario. E Salvatore ci partecipa, scriviamo un libro collettivo, nero su bianco. Lui ci dà uno schema, che ancora adesso ricordiamo, di come procede dal basso la Costituzione, quindi com'è possibile, a partire dalle ASL, ad esempio, dall'informazione, dai comuni. Il comune di Caorso prende una posizione, ad esempio, al riguardo, cioè risalire e fermare una decisione che, se fosse lasciata come oggi richiede ad esempio Renzi, esclusivamente l'equilibrio della maggioranza, perché questo è il passo drammatico che sta avvenendo, e quindi non più con un rispetto del principio di fondo della sovranità della Costituzione, potrebbe procedere facendosene un baffo, tutto sommato, di quanto esige invece il bene comune. Ecco, allora, lì, ad esempio, io capisco, sto parlando molto singolare, ma è un fatto di molto più ampio di quanto riguarda me, che il profitto non ha come contropartita soltanto lo sfruttato che ne subisce. Io mi occupavo dei lavoratori, gli effetti drammatici, ma come contropartita, diciamo così, l'intero pianeta, la natura, tutto quanto ci circonda. Infatti l'articolo 41 parla chiaramente che l'impresa deve tener conto degli aspetti sociali e ambientali. Il 43 parla dell'acqua e della privatizzazione, insomma. Io devo dire, sono in un posto, faccio un breve cenno, facciamo questa cosa in un ambiente dove i missionari congoniani scrivono nei manifesti che accompagnano il presepe che lo sfruttamento dell'Amazzonia e dei popoli dell'Amazzonia è contro la nostra Costituzione. Lo scrivono lì, dicono la Costituzione dovrebbe impedire che ci sia lo sfruttamento, e lo capiscono loro, insomma, che dicono a Carugiano hanno fatto una miniera spaventosa che ferisce la natura e uccide le persone. Non stanno quindi uscendo da un'idea che l'ambiente sia separato ad esempio dal lavoro, dallo sfruttamento, e fanno del territorio anche loro, come faceva Salvatore, e quindi io compongo anche questa presenza, come si può dire, toponomastica con la figura che ricordiamo, fanno del territorio il nucleo della giustizia sociale, cioè lì c'è l'espressione democratica. Oggi tenete conto che, non so, il Salva Italia è tutto sommato l'espropriazione
dei poteri dei territori, cioè per interessi superiori, perché si fa il gasdotto, perché si fa l'autostrada, la parola ultima spetta quello che fanno il gasdotto, quelli che fanno la tutta. Il TTIP, ad esempio, che è questo terribile trattato su cui la Mogherini, parlo di nome perché se ci fosse Salvatore si infurierebbe, Mogherini chiede a Kerry nel suo incontro di mettere anche l'energia nel TTIP, la Mogherini, il messo di Renzi dentro l'istituzione europea, vorrebbe dire ad esempio in questo caso che le aziende in caso di arbitrato con i territori hanno titolo e prevale nell'arbitrato la ragione economica, quindi lo sconvolgimento della nostra Costituzione. Ecco, io finisco con questo ricordo un po' anche affettuoso. Lui un po' mi sfotteva, ma un po' apprezzava questa cosa che io ero un ricercatore, e anche quando non eravamo d'accordo magari del tutto su alcune cose, perché la sua autonomia è fuori di dubbio, ma anch'io avevo una mia autonomia, una mia cocciutaggine. Lui diceva: ma occorre mettere insieme tante discipline e occorre ricercare, cioè anche una posizione dialettica, una posizione non riconducibile all'alveo culturale dell'altro, è utile per completare il quadro. Guardate che questa è una modernità non intesa come la sentite, ma ad esempio è il fondamento della rivoluzione della fisica dell'inizio Novecento, quello che poi è stato in gran parte invece bloccato dallo sviluppo della tecnologia che ha incorporato la fisica per delle ragioni legate più al profitto, e quindi non so, anche a questo aspetto è legato l'immagine del mondo che cambia, che Salvatore coglieva nella sua disciplina, ma con una grande apertura verso tutti. E mi ricordo che quando sprofondavamo nelle poltrone di casa Ruggeri, lui di queste cose parlava con grande affetto anche verso i miei figli, verso tutti quelli che avevano un rapporto anche umano.